Allora, li avevamo lasciati un po' in sospeso i nostri telespettatori. Proseguiamo. Benissimo, eravamo sul discorso allergie e intolleranza, abbiamo chiarito la dieta di eliminazione post intolleranze, quando invece parliamo di allergie, qui si parla di un'eliminazione veramente a vita. È importante anche chiarire le allergie, la differenza tra l'allergia nel bambino e l'allergia nell'adulto, perché anche qua c'è grande confusione. Ecco, però prima c'è un'allergia all'intolleranza, pian pianino si reintroduce Si reintroduce l'alimento l'alimento e si e poi ripristina. si riprende e poi si fa la verifica perché, diciamo, possono insorgere altre tolleranze. Quindi uno che è predisposto non è detto che una volta che ne è eliminata una non ne possa insorgere un'altra. Sì, anche proprio diversa. Magari un anno sono intollerante al frumento, l'anno dopo sono intollerante al latte. Quindi può essere diversa. È chiaro che Perché lì spesso e volentieri l'organismo che si non ripete. funziona bene. Sì, poi ci sono tante cose che lavorano insieme, ad esempio le disbiosi intestinali. Noi ad esempio abbiamo studiato un kit per la disbiosi intestinale, quindi tutte quelle problematiche legate all'intestino, quindi alveo alternato, stipsia e diarrea che si alternano, problemi di gonfiori, meteorismi, che ormai sono all'ordine del giorno, quasi tutti ormai hanno la pancia gonfia. Perché? Perché? Perché noi abbiamo un microsistema nel nostro intestino, si chiama microbiota, ha un nome scientifico, è formato dalla flora batterica intestinale che conoscono tutti, perché, però ci sono anche tante altre personcine minuscole che convivono. E se non c'è più l'equilibrio di questo sistema, questo microsistema che abbiamo nel nostro intestino, che è un nostro alleato, che favorisce la formazione corretta delle feci, che ci aiuta a stare bene, perché comunque l'intestino è una parte molto importante del nostro corpo, allora ci troviamo in uno stato di non equilibrio, quindi di disbiosi. Quindi questa parola strana, disbiosi è proprio lo stato non equilibrato del nostro intestino. Per capire il tipo di disbiosi che abbiamo e quindi a quale livello del nostro intestino si sviluppa questa disbiosi, ci sono dei test specifici. Anche qui abbiamo studiato, e questa è una cosa proprio innovativa perché l'abbiamo solo noi, un test che vede sia due sostanze tossiche che si presentano all'interno delle urine, e quindi andiamo a vedere l'indacano e lo scatolo, quindi due scarti, diciamo, che si trovano nell'urina e ci permettono di identificare il tipo di disbiosi, se è fermentativa piuttosto che putrefattiva, e allo stesso tempo con un piccolo prelievo di sangue, e tutti i nostri test vengono fatti su prelievo capillare, quindi dal dito, quindi sia intolleranze che allergie, che anche questo sulla disbiosi, questo mi permette di andare a identificare una reazione ad alcuni microrganismi, alcuni che sono conosciuti, come le candide. Perché comunque la candida che conoscono un po' tutti è anche intestinale, quindi in questo caso andiamo a vedere le candide di tipo intestinale, ma anche altre belle robine come Aspergillus penicillium, adesso vi do nomi un po' strani, un po' particolari, che però sono muffe, lieviti e funghi, che normalmente abbiamo in latenza nel nostro intestino, ma che però se non sono più in uno stato di equilibrio possono attivarsi e quindi darci questo tipo di reattività e quindi fermentare piuttosto che quindi creare questi gonfiori, queste problematiche dal punto di vista intestinale. È perché io sento che sono tantissime persone ne soffrono, ma veramente Sì. tante, è una cosa crescente, dilagante. Allora non si sa quanto sia imputabile allo stress quotidiano, a tensioni, che magari uno, Chiaro. sappiamo che il nostro secondo cervello È è l'intestino, l'intestino e tutto, perfetto. oppure perché ad alcune persone creano veramente dei Dei problemi. problemi, non di non poco conto, siano invece imputabili a un alimento che uno immette oppure no C'è proprio un nell'organismo. legame tra le intolleranze alimentari e la disbiosi. Tante volte quando si è in disbiosi abbiamo appunto questo intestino che è in uno stato comunque alterato e quindi tende ad avere un malassorbimento e quindi abbiamo lo sviluppo spesso e volentieri anche di intolleranza alimentare. E poi vale anche il viceversa. Quando si hanno intolleranze alimentari, invece, tante volte si ha appunto una problematica a livello intestinale. L'altra cosa importante che vorrei sottolineare legata alle intolleranze alimentari è il legame con gli stati infiammatori. Questo è importante perché ci pensano in pochi, ma è così. Ci sono diversi studi, anche molto recenti, scientifici, che legano questa cosa alle intolleranze, ovvero se io ho un'infiammazione a qualsiasi livello, quindi posso parlare anche di un gomito, come un mal di testa, come un qualsiasi rossore presente nel corpo, un'infiammazione a qualsiasi, un mal di denti anche, Certo. okay, viene sostenuta dalle intolleranze alimentari. Quindi Cosa vuol paradossalmente dire io viene viene sostenuta? sostenuta, vuol dire che io mangiando la
l'alimento a cui sono intollerante, ok, continuo a mangiarlo anche se ho preso coscienza che sono intollerante, la mia infiammazione guarirà in molto più tempo. Se io tolgo gli alimenti risultati positivi col test, quindi intollerati, facilmente le mie infiammazioni guariscono prima. Perché? Perché abbiamo visto che c'è un'associazione con le intolleranze e lo sviluppo di mediatori dell'infiammazione. Nel momento in cui ci sono intolleranze, ci sono anche, c'è anche un riversamento nel circolo di mediatori dell'infiammazione molto più, più presenti. Quindi c'è proprio questo legame tra correlazione esatta tra l'infiammazione e, il, e l'intolleranza. Poi volendo possiamo parlare... Vorrebbe da dire che non si può più mangiare niente, invece bisogna stare un po' più attenti. Invece bisogna stare un po' bisogna prendere coscienza di quello che si mangia e queste diagnostiche ci permettono veramente di prendere coscienza. Così come le intolleranze, quello che non dobbiamo mangiare, la disbiosi la possiamo testare, abbiamo anche la possibilità di vedere come integrare, perché nella corretta alimentazione ci sta anche la corretta integrazione, che ormai è una parte integrante della nostra alimentazione. E questo lo possiamo fare ad esempio con una diagnostica innovativa, e siamo gli unici in Italia ad averla, che vede l'analisi del bulbo del capello. Ma perché pensa, all'interno del bulbo del capello ci sono ancora dei metaboliti e quindi noi con un prelievo di qualche capello, una tecnologia molto particolare, innovativa, che vede il capello irradiato con luce polarizzata e poi con software particolari di lettura, riusciamo a vedere l'intossicazione da metalli pesanti e quindi se ci sono veramente dei metalli tossici. Vediamo tutti i minerali fisiologici, se ci sono delle carenze, degli eccessi. Quindi, non so, mi viene in mente il selenio piuttosto che il sodio, il magnesio, il famoso magnesio che ormai tutti prendono un pochino con col fai da te, invece è bene vedere se effettivamente sono in carenza o in eccesso, perché magari ho fatto da me e ho sbagliato. E poi lo stesso test mi permette di vedere tutte le vitamine e anche qui vuol dire integrare in modo mirato, perché c'è la A, la B, la C, tutte quante, le B, insomma è importante anche qui non prendere sempre il complesso che va bene per tutto, siamo persone, siamo soggetti e dobbiamo anche integrarci in modo individuale. E poi si vedono tutti gli amminoacidi e il profilo ormonale, quindi con qualche capello, nel bulbo del capello riusciamo veramente ad avere un sacco di informazioni preziose. Anche se i capelli sono pochi e sono molto corti, si riesce a fare questo? Si riesce a fare questo anche se sono molto corti, perché lavoriamo sul bulbo, non è la lunghezza del capello. Questa è la grande innovazione, perché fino a qualche anno fa gli unici test che permettevano di vedere i minerali dal capello erano test che lavoravano sulla lunghezza del capello. Il capello veniva bruciato, si lavorava in spettrofotometria atomica, quindi era una tecnica particolare che va benissimo, però mi dava alcune informazioni, non tutte. Qui invece, lavorando sul bulbo del capello, riusciamo ad avere delle informazioni proprio più precise e anche molte più informazioni per integrare in modo corretto. Quindi anche noi quasi calvi abbiamo la possibilità di difenderci. Mi verrebbe da dire, no, che Federcontribuenti non aiuta i cittadini soltanto contro i poteri forti delle banche, ma anche per cercare di dargli una vita un po' più serena. Infatti, però consapevole. Perché la salute deve essere quella fisica e quella mentale. Esatto. Un'altra consapevole, sei consapevole di che tipo di vita stai conducendo, puoi portare dei correttivi e non appunto prendere tante volte integratori così perché quello che poi si rischia, perché uno dice sì, mi mancherà questo, poi in realtà giustamente non serve o va integrata con un'alimentazione, insomma. Un'altra cosa importante da dire, appunto, visto che siamo assolutamente consapevoli delle persone che si rivolgono anche direttamente a noi. Noi a Reggio Emilia abbiamo il punto prelievi, abbiamo un poliambulatorio, quindi seguiamo direttamente le persone nel percorso anche nutrizionale, c'è anche un'attenzione particolare ai costi. E quindi abbiamo diverse diagnostiche che sono addirittura inferiore al ticket. Quindi c'è questo tipo di attenzione, mi sembra giusto dirlo, perché per noi è importante comunque dare qualità del servizio, ma anche con un'attenzione alle tasche comunque dei contribuenti. Questo è molto importante, io ricordo forse non più tardi della primavera scorsa avevamo parlato proprio di quella che era la convenienza di andare privatamente piuttosto che il ticket degli esami diagnostici, e ci siamo visti poi tra l'altro facendo i conti
conti della sanità, in questo caso della sanità veneta, che comunque quella prova che veniva fatta, quella diagnosi, aveva un doppio, un triplo costo, perché costava di ticket, costava quindi al cittadino, poi costava anche alla sanità pubblica. Quindi a volte bisogna cercare anche di vedere quelle che sono le soluzioni più veloci, più immediate, anche più efficaci. Meno, ecco, la diagnostica economica. A questo proposito, sì. Di cui voi siete dotati, vabbè, come studio privato, eccetera, è tale quale quella che si trova nel pubblico o è diversa? Vorrei dire assolutamente sì, ma vorrei dire anche migliore, nel senso che comunque abbiamo un'attenzione particolare a prendere tutta la strumentazione di ultima generazione. Ovviamente la qualità per noi è il punto fondamentale, e per fare qualità devi comunque avere la strumentazione sempre aggiornata e innovativa. Tra l'altro siamo anche produttori, tra virgolette, di macchine, perché essendo una startup appunto innovativa, quattro anni fa abbiamo studiato una macchina, un'automazione, quindi ce la siamo fatti produrre per migliorare la qualità dei nostri test, quindi per le intolleranze in particolare. Abbiamo vinto anche un bando della regione Emilia Romagna per innovazione d'impresa, perché abbiamo creato questa macchina che poi è coperta da un paio di brevetti, quindi ci sono due o tre punti che sono effettivamente innovativi e che ci ha permesso di sviluppare queste metodiche anche in numeri elevati, perché il problema era anche bene, lo offro a tutto il territorio nazionale il servizio, come faccio? Poi mi trovo macchine magari in casa che mi fanno 6 test alla volta. Quindi noi abbiamo creato una macchina, tra l'altro con anche dei criteri, perché l'idea poi era eventualmente, se apriamo un nuovo laboratorio, di replicarla e averla anche in un altro laboratorio, e che facesse tanti test contemporaneamente, mantenendo però la qualità del servizio, del test, della metodica, che comunque deve essere rispettata. E quindi abbiamo anche questa cosa. Tra le innovazioni, visto che si parla di bandi eccetera, e ne abbiamo vinti qualcuno come startup, siamo abbastanza attenti a questa cosa, perché comunque aiuta anche le imprese giovani in questa cosa. E l'innovazione è stata anche per gli animali. Infatti questa è un'altra. Allora, però prima di dedicare il capitolo agli animali, volevo completare quell'umano che l'avevo interrotta per terminare le intolleranze, e stava accennando giustamente alle allergie prima. Sì. Quindi affrontiamo quello delle allergie, poi abbiamo comunque il tempo e ci dedichiamo anche agli animali. Benissimo. Che adesso si sta aprendo, anzi si è già aperto un mondo, perché veramente sono curatissimi e oggetto di grandissima attenzione, però sono diventati anche più sensibili degli uomini. Le allergie, sì, è vero, abbiamo interrotto effettivamente, parlavamo della differenza tra l'allergia nel bambino e l'allergia nell'adulto. La differenza sostanziale è che nel bambino che sviluppa allergia c'è la possibilità di farla rientrare, questa allergia, perché il sistema immunitario... C'è quindi questa speranza... Entro 10 anni di età, l'allergia diagnosticata ai 2-3 anni nel bambino ovviamente prevede un'astinenza completa dell'alimento, perché come abbiamo detto prima la reazione allergica è una reazione che a volte è anche violenta, può arrivare anche allo shock anafilattico, quindi anche grave, deve essere assolutamente sospeso. Però verso i 10 anni, dagli 8 ai 10 anni, facendo ovviamente delle prove di reazione, si vede che può ripristinare tranquillamente la tolleranza, e in questo caso sparisce completamente l'allergia. Se invece un'allergia compare nell'adulto, può comparire a qualsiasi età. Punto in bianco. L'allergia, non l'intolleranza. Infatti la pericolosità dell'allergia, come abbiamo detto, dato che è una reazione immediata, magari ho mangiato i gamberi fino a ieri, domani vado al ristorante, mangio i gamberi e mi si gonfia la gola e devo correre all'ospedale. È così, l'allergia è una reazione che può comparire da un momento all'altro, magari perché avevamo già anticorpi in circolo, oppure delle piccole reazioni istaminoliberatrici, ma non ce ne siamo accorti, però può comparire da un momento all'altro, e una volta che è comparsa l'allergia non siamo morti, ma non dobbiamo più mangiare quell'alimento. Quindi lì perché in genere io ho sentito che moltissime persone colpisce alimenti che le persone adorano, quindi non so se è il principio. C'è sicuramente anche questo. L'altro tema importante legato alle allergie, che è di studio costante, sono le cross reattività, o dette in italiano le reazioni crociate. Cosa vuol dire reazioni crociate? Ci sono alimenti
alimenti che crociano con inalanti, quindi quello che respiriamo e quello che mangiamo. Ne faccio solo un esempio perché è abbastanza eclatante, è ad esempio l'allergia alle graminacee, che tra poco cominceranno, l'allergia alle graminacee e l'intolleranza ad esempio al frumento. Quindi abbiamo l'allergia che mi fa cross reattività con l'intolleranza. Cosa vuol dire? Che una sostiene l'altra. Ovvero, se io nel periodo delle graminacee mangio il frumento, sto peggio. Quindi sì. Quello che sono i sintomi, asma da fieno, piuttosto che lacrimazione, eccetera, vengono amplificati se mi mangio il frumento. Ma questa è abbastanza già conclamata, poi ne stanno uscendo tutti i giorni, devo dire che nelle pubblicazioni ogni tanto ne troviamo uno proprio dei legami anche tra alimenti. Quindi è da stare un pochino attenti. Quindi l'associazione. Associazione di alimenti, sì. E questo. Cioè vuol dire che l'alimento da solo non fa niente, però in associazione con un altro può scatenare una reazione. O può sostenere un'altra reazione. Come prima abbiamo detto che le intolleranze sostengono lo stato infiammatorio a qualsiasi livello, in questo caso sostiene l'allergia. E c'è proprio un'associazione. Sì. Ah, caspita, c'è un messaggio che arriva. Ho un bimbo di quasi 3 anni. Siamo preoccupati che non assume le giuste dosi di tutto, in quanto mangia poco, a volte niente. Inoltre siamo pieni di consigli tipo niente biscotti ma meglio pane. Cosa consiglia? Esami del sangue, esame del sangue sarebbe risolutivo, penso, ma a questa età un calvario. È immaginabile. 3 anni, piccolino. 3 anni, piccolino, sì. E cosa si può fare? Sicuramente fare l'esame del sangue se ci sono dei disturbi, io lo consiglio. Se è un'inappetenza, la cosa che potrebbe essere utile è un test di intolleranza. Questo perché abbiamo avuto 3 casi, quindi lo dico per esperienza, proprio sul campo, di bambini molto piccoli e che appunto c'era questa inappetenza. Medici anche contrari a questo tipo di linea, però il genitore ormai ha detto le provo tutte, come dicevamo prima, a volte si arriva all'ultima spiaggia. Io lavoro con diversi medici su tutto il territorio nazionale e un medico collega mi aveva riportato che aveva curato un paio di bambini con questo tipo di problema. Allora mi sono permessa di consigliare alla madre di fare il test. Qui si parlava di una bambina di 2 anni e mezzo che non mangiava. Ma già pochissimo, abbiamo fatto il test. Allora, il test che, come dicevamo prima, proponiamo noi, si può fare con un pungidito, quindi su un dito, quindi sulla bimba l'abbiamo fatto sul pollice, l'ho fatto io il prelievo, quindi... Non ha sofferto. Esatto. E si preleva qualche goccia di sangue, si raccoglie su un tamponcino, quindi è una cosa proprio piccola, e da lì si riescono a vedere N alimenti, quindi non è che vediamo 1 o 2 alimenti, ne vediamo fino a 184. E nel caso che ho seguito io abbiamo trovato un'intolleranza fortissima al latte vaccino e un'altra intolleranza un pochino più bassa a tipo la banana, una cosa del genere, un frutto era, non mi ricordo se pero o banana, adesso non vorrei dire una stupidata. Abbiamo tolto dalla dieta questo alimento completamente per i 3 mesi, come facciamo nell'adulto, ovviamente tenendo presente che abbiamo sostituito quello che viene a mancare come nutriente del latte con altri nutrienti. Perché il latte poi vuol dire i formaggi, vuol dire il calcio, la crescita, attenzione, esatto. Alle diete squilibrate nei bambini. Esatto, e il bambino dopo 2 mesi di dieta ha ricominciato a mangiare più di prima. È una cosa, io lo dico proprio come esperienza perché scientificamente a volte si fa anche fatica a spiegare una cosa del genere. Mi avevano appunto consigliato questa cosa dei colleghi e il risultato è stato sorprendente. Quindi il bambino da solo non gradiva un certo cibo perché forse dentro di sé sentiva che non gli faceva bene. Probabilmente no? Ci sarà anche questo tipo di... E dopo invece una volta che si è depurato, semplicizzando diciamo che abbiamo massimo... sbloccato la situazione trovando l'intolleranza. Quindi io adesso per la persona che ha scritto da casa potrei consigliare questo perché dalla mia esperienza c'è questo. Sicuramente fondamentale farsi seguire da un nutrizionista, non fare le cose fai da te, soprattutto in un'età così giovane è veramente importante avere qualcuno che guidi, perché l'apporto dei giusti nutrienti è fondamentale soprattutto in un'età
del genere. Fondamentale, abbiamo visto quello che è successo con bambini vegani con le conseguenze gravissime, questa si arriva all'estremo, però effettivamente... Abbiamo anche i test per i vegani e per i vegetariani. Addirittura? Sì, sì, perché anche qui questa nicchia particolare che magari decide di mangiare da un giorno all'altro solo frutta e verdura, va benissimo, non c'è problema, ovviamente bilanciando sempre nutrienti, quindi dobbiamo mettere anche integrare le proteine perché servono anche quelle. Però possono essere intolleranti ad alcune frutta e alcune verdure, perché no? E quindi magari non ottenere il risultato che vogliono, di benessere, di stare bene. Abbiamo creato delle pannellature, proprio pannellature intendo base per test con i diversi estratti alimentari legati all'alimentazione vegana e vegetariana. Proprio. Quindi vedere, insomma, bisogna stare attenti anche a questi aspetti qua. Andiamo subito in pubblicità, poi parleremo degli animali.